cena di Natale, forse. C'è una mucca che mi dà fastidio. Dov'è? Gli voglio dare un colpo. È diventata una trottola. Si è fermata. Perché i maiali mi stanno in casa? Non è un porcile, via! Oh! Oppure assomiglia a un porcile, raga. Vabbè che non è ancora finita. Ora vi voglio mostrare le porte. Perché me ne fa tre? Che cazzo? Dove caspita ne metto tre porte? Mi è venuta un'idea. Scusate se canticchio un poco, devo fare pure il pavimento, maledizione. Ci metterò 30 anni. Vabbè, come ho detto, finisco. Non deve essere una casa spaziosa. L'importante è che sia una casa dove vivere. Poi ovviamente è l'inizio di una vanilla questa. Dopo la riempirò di sicuro. Se lasciate abbastanza like, mi raccomando. Mo si leverà pure la luce. È meglio così perché faccio ne metto una qui. Dovrei metterne una qui, maledizione. Però mi serve un altro blocco, mi servono 1, 2, 3. Ok, ma che ci penso? Il mio ingegno supera tutto. Questa qua è una strategia che mi sono ricordato. Parole, levo i blocchi da qui sopra perché non servono per un tetto alto 4. Anzi, sono pure fastidiosi perché risparmio un botto io facendo così. Ho piazzato questo qui che dovevo piazzarlo e aspettate, questo qui, e dopo mi rimangono pure i blocchi per la porta che ho in mano. Facciamoci una mangiata di pecora. Ah, si sente il sapore naturale e continuiamo. Mi raccomando, voglio che questa vanilla abbia un botto di like, sono caduto. Nemmeno per dire un botto di like, sono caduto. Potrei pure fare un secondo piano a questa casa, che ne pensate voi? Rimane ancora questo pezzetto. Sinceramente, ragazzi, mo che sto levando sti pezzi, mi venne da togliere pure questi qua. Mi dovevo fare una scelta, però io so shish e non la faccio. Quando vorrei i gadget per fare lo youtuber, perché io ho la PlayStation, ho tutto per fare lo youtuber. Solo che, per esempio, se vedete gli altri youtuber che mettono le robe là, come si chiamano, gli effetti speciali, io non posso, sapete perché? Molto semplice. Perché io gioco la PlayStation 4, dovrei installarle quegli affari, oppure dovrei ogni tanto tagliare per andare su YouTube e mettere quella roba. Esempio il nero che piange, che lo vedete in molti YouTuber che lo mettono, che io sono crudele, non lasciamo stare. Ah, oh, non mi sono fatto niente.
Quindi lascio questi blocchi perché dopo il vetro si vede da sopra ed è ma dico bruttissimo. Sta terra invece non so che farmene. Potrei fare una cosa d'acqua naturale, però non tengo il ferro per i secchi. Qua c'è altro carbone naturale, quindi quando mi serve il carbone basta che vado qui e me lo prendo. Ah, ecco cosa mi dovevo fare, una cesta e poi una pala per andare a prendere. Sono mulatto. Black. Una casa. Sì, dai, è molto ma molto la porta. Beh. Non mi piace. La giro meglio così e il tocco finale per segnalare sempre dove sta la porta, molto carino. Poi anche il fiore è molto bello. Dovrei fargli un vaso. Allora noi depositiamo questo legno che appresso non mi serve, questo, la terra no, questa sì, pure la terra no, me la tengo la terra, la spada in pietra. Che la spada in, non è la prima volta che faccio una spada in pietra. Raga, vi giuro, io non sono mai riuscito a fare una spada maledetta in diamante. E là c'è una mucca, un lama, due pecore, la vecchia fattoria. Ia ia oh. Allora, mi hanno suonato il citofono, ma io me ne frego. Tanto ci sono, c'è il mio cast, cioè il mio fratellino che va a rispondere. Allora, quando regole le maledette rose, voi non, le rose non grandi, non la, il papavero questo, quelle rose, quelle belle che si alzano altezza porta, poi mi devo accontentare dei papaveri. Aspetta. Ora andremo in miniera senza... Sono triste, non me ne... Fatti sotto! Cosa ho fatto? Avete visto quello scatto? Mamma mia, mi sono cagata addosso. Là ce n'è un altro. Ah, non l'avevo visto. C'è un sentiero di grotte. Comunque è la mia prima carnevarcia sulla vanilla. Ci sono molte... Sì. Nella prossima puntata ci andremo. Adesso ritorno. Perché spacco altri blocchi di terra, dico io? Ecco perché prendo i blocchi di terra, perché sono utili. Invece di sta carne marcia che io non me la mangerò mai perché sono schizzinoso io. Carne da zucchero. Subito, subito, corri, 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 corri. Ah, pure la sabbia devo prendere. Mi devo sbrigare perché la puntata dopo finisce e io devo tagliare un po' o l'intro o l'inizio o altre cose del genere. Poi io taglio un po' queste cose perché non so, me le prendo perché non so dove metterle. Qui c'è una grotta. Tappo 2 secondi sta grotta e dopo ci vado. Cioè, dopo. Nella prossima puntata. Che farò subito dopo di questa, credo, se ho tempo. No, non posso. Ok, guardate la, che maestosa la mia casa, giuro la devo ingrandire. Dopo quello là, quando la ingrandirò, sarà solo una stanza, spero. Vabbè, subito a cuocere la sabbia e noi dormiamo. Buonanotte. Faccio così come fanno i muratori, esempio io vengo, prendo il vetro e lo piazzo subito. Spero di non sbagliare a metterlo. Molto carino. Mamma mia quanto è lento sto vetro, quanto è lento, mamma mia. Mi sta innervosendo. Vabbè, mettiamo, organizziamoci un po'. Questa roba nella cesta
Che poi avete visto, Vincenzo, dove l'hai presa quella mappa dentro l'inventario? È molto semplice, ce l'ho già da... Però io da PlayStation, come aiuto mi danno questa mappa, che mo che ci penso, l'attivo, così mi ricordo sempre, e la metto qui nella mia fidata cesta. Chiudiamo la porta se non entrano i maiali. L'ultimo pezzetto di vetro e avrò completamente finito. Io una volta in un mondo che ho fatto una casa rialzata dove c'era qui era, invece del vetro c'era un corridoio dove mi collegavo un'altra stanza e lo stesso di qua. Dov'è? Ok. Mi raccomando, arriviamo a 6 like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per ricevere altri miei, per ricevere i miei video. E un maiale mi guarda con aria molto intenta ad entrare in casa, ma io non lo farei mai entrare. Mi raccomando, lasciate un botto di like, iscrivetevi al mio canale. Già, scusate, mi sono distratto, stavo ripetendo. Allora, la mia casa finalmente è finita. Pure se dovrei fare, faccio 2 secondi subito. Devo fare le tegole. 4, 8. Me ne farò bastare. Muoversi, muoversi. Perché dove stanno le mie scale di terra? Vero, le avevo levate. Faccio subito. Almeno così non devo farlo nella prossima puntata, che nella prossima puntata volevo andare in miniera. Ecco qui. Scommetto che mo mi rimane giusto un gradino e io mi butto dal balcone, perché io sto al secondo piano. Mi butto dal balcone, giuro, se rimane un blocco mi butto. Mamma mia, nemmeno i parkouristi di Minecraft o quelli di Fortnite possono eguagliarmi. No, me ne sono rimasti due. Non uno, ma due. Adesso dove li mettiamo questi? Ho creato un mostro! Dove li metto questi? Molto carino. Per esempio, potrei fare un rialzamento di terra così. Che voleva sto maiale da me? Boh. Vuoi le coccole? Aspetta, andiamo. Ah, un lupo! Al lupo, al lupo, al lupo! Pensavo di non ucciderlo. Comunque, questi blocchi di terra così messi. Si deve fare prima la terra verde, come sta qua, e poi gli devo mettere il fiore, perché sennò dopo è un problema. Mi giro. Ancora tu! Appena mangio la bistecca si allontana. Dai, a così. Dai, mangiati il fiore. Anche questo. Fatemi levare un poco tutto dall'inventario così vi saluto. Mi raccomando ragazzi, lasciate un botto di like, già l'ho detto. Ah, ok. Mi raccomando, da la casa l'abbiamo fatta, è uscita pure carina. E lasciate 6 like così faccio un nuovo video. Da Vincenzo è tutto. Ciao.